come saprà l'assessore, la Piazza dei Piomboni è una zona SIC ZPS di pregio, situata a fianco del porto di Ravenna, al lato del Candiano, e lungo la banchina dei Trattaroli, che in realtà è al di fuori della zona SIC ZPS, ma ai confini sono abbandonati già da anni e alcuni cargo letteralmente spiaggiati e abbandonati sulla riva, e la nave Berkambi, che ha una storia un po' triste perché nel 2010 fu posta sotto sequestro a Ravenna e l'equipaggio rimase a bordo per diverso tempo perché l'armatore era fallito, poi i marinai si gettarono in mare per protesta, poi alla fine, fra l'altro nel 2011, uno dei marinai che era rimasto a bordo ormai solitario morì a bordo nel 2011, poi nel 2017 la nave fu venduta e cominciarono le operazioni di smantellamento. Durante l'operazione di smantellamento, a fine 2017, la nave si incrinò e si ruppe, diciamo, a metà. E questa situazione è stata lasciata lì ad incancrenire, tanto che a febbraio di quest'anno c'è stata una denuncia perché la nave stava peggiorando le sue condizioni e ci sono stati sversamenti di olio e di combustibile in mare. Alla denuncia non è seguito praticamente nulla, finché poi la nave si è spezzata in due tronconi, uno è affondato, l'altro è a metà strada dall'affondare o meno, con parti esposte in cui ci sono parti di olio e combustibili che vengono riversati in mare. Bene, io penso che la Regione debba preoccuparsi e farsi carico di questa situazione, perché questa situazione poi impatta direttamente sulla SIC ZPS. Quindi io chiedo all'assessore se ha intenzione di muoversi, ha intenzione di chiarire di chi sono le responsabilità di questo immobilismo, se non ritenga di attivarsi perché quella e le altre navi vengono rimosse, perché non possiamo lasciare questa situazione per altri 10 anni aspettando inevitabilmente poi che ci siano dei danni ambientali su queste zone di pregio. Grazie. Mentre siamo impegnati in questa seduta dell'Assemblea legislativa, ARPAE, a supporto della Capitaneria di Porto, sta intervenendo in loco, iniziando ad eseguire le operazioni necessarie al campionamento sul relitto della Berkambi, secondo le indicazioni e le disposizioni di dettaglio fornite dalla Capitaneria stessa. Ringrazio l'assessore che almeno mi ha dato una notizia che ARPAE è intervenuta. Io sabato sono andato sul posto. Abbiamo chiamato i forestali, abbiamo chiamato ARPA, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, abbiamo chiamato la Capitaneria di Porto, però purtroppo ci siamo trovati di fronte ad un rimpallo continuo, chiamate questo, chiamate quest'altro. Finalmente almeno oggi ARPA va sul luogo a visitare. Il problema appunto è questo ed è quello dei rimpalli, perché non trovando una responsabilità specifica, alla fine tutti sosteniamo dei costi, perché l'autorità portuale ha già speso 40.000 euro per analisi di bonifica, ne spende 200.000 adesso per mettere in sicurezza la nave perché non si rovesci all'interno del canale navigabile, quindi stanno preparando delle palificazioni per trattenerla. Le navi che devono transitare pagano un costo in più perché devono essere trainate per questioni di sicurezza dai traghetti, e poi c'è tutto il costo ambientale. Ecco, io penso che se il sistema avesse funzionato e funzionasse bene, quella nave sarebbe già stata tolta dall'acqua e sarebbe stata smantellata in altre condizioni, fra l'altro da capire anche se era fatta bene l'autorizzazione allo smantellamento, perché per lo smantellamento poi bisogna seguire delle procedure e dei luoghi specifici. Quindi io chiedo all'assessore di tenere alta l'attenzione su questa questione, perché non possiamo permetterci che la Piallassa venga dimenticata per altri 10 anni. Abbiamo anche in sospeso, fra l'altro, tutto il tema della risistemazione della Piallassa, che anche lì è rallentato con diversi problemi. Quindi questa questione va seguita e noi la seguiremo sicuramente con attenzione. Grazie.